Sono trascorsi ben 3 anni da quell'impatto violentissimo, costato la vita a 3 persone, Aurora Serrentino, 17 anni, il fidanzato, che era alla guida, Christian Minardo, 22 anni, e la zia di Aurora, che di anni ne aveva invece 54, il conducente dell'altra autovettura, che in 2 gradi di giudizio è stato ritenuto colpevole, oggi ha 25 anni ed è stato a lungo tra la vita e la morte. Da 8 mesi la famiglia invece di Aurora attende che si fissi l'udienza alla Corte di Cassazione e la mamma vince. Ha deciso di scrivere al ministro per chiedere non vendetta ma giustizia. Chi guidava l'altra autovettura, infatti, è stato condannato con rito abbreviato per omicidio plurimo a 7 anni e 9 mesi di reclusione, il tutto aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e addirittura da uno scambio di messaggi telefonici compatibili con l'orario dell'incidente. Per la mamma di Veronica, la signora Vincenza, il dolore e la rabbia non si placa e si interroga adesso su quanto valga per la legge una vita umana. Aurora non c'è più, scrive la mamma alla ministra, mentre chi l'ha strappata dalle braccia mie sì, sta agli arresti domiciliari, vive con i propri genitori, supportato dall'affetto di parenti e amici, come se nulla quel 20 gennaio del 2019 fosse accaduto. Personalmente non ho mai ricevuto scuse alcune, né segno di pentimento da parte della famiglia del giovane che ci ha condannato a un'esistenza vuota e infelice, non una parola di conforto, neanche per tramite del proprio legale, per manifestare una minima vicinanza, solo silenzio. Un silenzio assordante, non vendetta ma giustizia, è quella che chiede quindi la madre di Aurora nella lunga lettera in cui racconta i sogni di quella figlia avuta quando era poco più che adolescente, i progetti per il futuro, le aspettative di una madre 3 anni passati sopravvivendo a un dolore che nessuna pena potrà mai cancellare, nella consapevolezza di essere madre di un altro figlio oggi 14enne e anche moglie. Ora la signora Vincenza chiede quindi al ministro della giustizia che sulla vicenda processuale possa essere messa la parola fine, perché il tempo scorre soprattutto per le vittime che non ottengono in tempi ragionevoli la certezza di una pena. Anche se nessuna condanna potrà riportare in vita Aurora, continua la signora Vincenza nella sua lettera, se chi ha sbagliato non pagherà per il male commesso, la nostra Aurora sarà uccisa ben 2 volte, la seconda per mano di uno stato complice e consapevole.